Buongiorno a tutti, sono Vania Moschetta, dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia. In questa occasione io intervengo non come dipendente della Regione, ma come coordinatore tecnico interregionale per la cooperazione territoriale europea. E che cos'è la cooperazione territoriale europea? Che gli addetti ai lavori chiamano CTE. Per comprendere la CTE dobbiamo parlare prima della politica di coesione. Ora l'Unione Europea ha tutta una serie di politiche settoriali, turismo, sanità, tutela dei consumatori. La politica di coesione è la politica con la quale l'Unione Europea mira a ridurre il divario di sviluppo tra le varie regioni dell'Unione Europea per portare tutte le regioni a uno stesso livello di sviluppo economico, sociale e territoriale a beneficio delle comunità insediate sui territori medesimi. Ora, qual è la caratteristica della politica di coesione? Una è quella di non finanziare solo politiche settoriali, una sola politica. Quindi, con la politica di coesione si possono finanziare iniziative che vanno dal turismo alla sanità, alla tutela dei consumatori, come dicevo prima, al sistema delle imprese, al sistema della formazione, al rafforzamento degli enti locali. E diciamo tutte le tematiche che possono interessare una comunità. L'altro aspetto fondamentale è che i fondi della politica di coesione sono gestiti non direttamente dalla Commissione europea o da agenzie europee, ma dagli stati e dalle regioni. Questo che cosa comporta? Che le decisioni di programmazione, quindi di finanziamento delle iniziative, sono decise dal livello politico più vicino ai cittadini, quindi con una maggiore conoscenza dei bisogni di delle collettività e una migliore possibilità di valorizzare le potenzialità che questi territori esprimono. Ora abbiamo parlato di bisogni, potenzialità, territori e qui interviene la cooperazione territoriale europea, perché i bisogni non sempre hanno confini amministrativi e politici. Se noi pensiamo a un rischio ambientale come il terremoto o un'inondazione, non si ferma il confine di una regione o di uno Stato. Se poi pensiamo alle potenzialità che i territori possono esprimere, possiamo dire che l'Unione fa la forza. Quindi, a titolo esemplificativo, se parliamo di ciclovie e abbiamo delle bellissime ciclovie che vanno dalla Puglia, passano per tutta la costa adriatica italiana, passano Slovenia, Croazia, arrivano fino in Grecia, certamente un'informativa a stati che stanno nell'estremo oriente o in America su queste potenzialità turistiche aiuta a valorizzare destinazioni minori. Tutti conoscono Venezia, ma magari altre destinazioni meno note, vengono conosciute tramite un'azione condivisa degli stati. Quindi, per attuare questo obiettivo della cooperazione territoriale europea vengono istituiti programmi ai quali partecipano regioni come minimo di due stati. Quindi abbiamo una cooperazione a livello di stati e poi i programmi vengono attuati da beneficiari in cooperazione tra di loro. Quindi possiamo dire che abbiamo due livelli di cooperazione, primo amministrativo e politico, tra regioni e stati, e secondo tra beneficiari dei territori medesimi che attuano progetti rispondenti agli obiettivi che i programmi si sono prefissi. Quindi, per andare più sul concreto, un'area come quella del Friuli Venezia Giulia, che come area di confine è particolarmente interessata ai programmi CTE, si trova come area ammissibile in tre programmi di cooperazione territoriale transfrontaliera, quindi con due stati, Italia-Croazia, Italia-Slovenia e Italia-Austria, e in quattro programmi di cooperazione transnazionale, che quindi comprendono più di due stati. ADRION, che il nome stesso evoca il fatto che unisce gli stati che insistono sull'area adriatico-ionica, il MED, gli stati che insistono sul Mediterraneo, la sponda nord del Mediterraneo. Poi abbiamo il programma Spazio Alpino, che riguarda gli stati che stanno, diciamo, con le Alpi, ecco, quindi la catena delle Alpi costituisce, come dire, l'elemento unificante, e il programma Central Europe, che invece guarda agli stati della parte est.
Ora abbiamo anche per la cooperazione territoriale europea il problema della pandemia. La pandemia ha colpito tutti in maniera improvvisa e inaspettata. E si tratta di adottare anche delle azioni di contrasto all'epidemia. Quindi la domanda è che cosa può fare la cooperazione territoriale? Allora, la cooperazione territoriale europea, diciamo, quanto a fondi residui, non ha grandi risorse disponibili perché ormai siamo a quasi fine del ciclo di programmazione 14-20 e la gran parte delle risorse sono state allocate. Quindi sono in progetti già finanziati. Con le risorse residue, in ogni caso, si possono finanziare le medesime azioni che possono finanziare i programmi regionali, quindi azioni a supporto del sistema sanitario e azioni finalizzate in particolare a garantire liquidità delle imprese. Abbiamo anche una possibilità di intervento da parte dei progetti già finanziati. In quale senso? Nel senso che i progetti che hanno già un orientamento rispetto ad azioni, ad esempio, di ricerca in ambito sanitario o che prevedono collaborazioni tra strutture sanitarie, possono riorientare la loro azione verso azioni, diciamo, di contrasto col Covid. E poi abbiamo un altro tema, che è quello dei beneficiari di progetto che, causa lockdown, stanno subendo ritardi e rallentamenti rispetto alla loro azione. E che anche loro devono pensare a diverse modalità di attuazione degli interventi che fanno parte dei loro progetti. E questo in particolare per azioni di comunicazione o le azioni che riguardano riunioni. E in questo senso anche la cooperazione territoriale europea è stato un elemento importante per rafforzare il sistema della digitalizzazione. Noi sappiamo che la digitalizzazione, il New Green Deal, saranno i temi portanti della prossima programmazione, la 21-27. In tutto questo contesto, dato che la cooperazione territoriale europea, come dicevo prima, coinvolge più regioni e più stati, e interviene il tema di cosa fa il coordinamento tecnico interregionale in questa situazione di emergenza. Allora, intanto preciso cosa fa il coordinamento tecnico interregionale. Questo coordinamento è la sede che riunisce le regioni e le province autonome che si occupano di cooperazione territoriale europea, quindi sostanzialmente tutte le regioni e province autonome italiane, ed è una sede di confronto tecnico e di discussione sulle questioni che afferiscono alla CT nel suo complesso, temi che vanno da programmazione all'attuazione. È una sede che da un lato fa delle proposte tecniche alla politica per decisioni da assumere in sede di conferenza delle regioni e province autonome e da portare poi in negoziato con lo Stato. E dall'altro il coordinamento tecnico interregionale si muove anche con, diciamo, la parte tecnica del Dipartimento per la Politica di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in quanto essendo programmi cogestiti da più regioni e anche dallo Stato centrale, è necessario trovare un momento di incontro, di confronto per adottare posizioni comuni in relazione a questioni appunto che afferiscono al CTE. Allora, in questo contesto, che cosa ha fatto il coordinamento tecnico interregionale? L'azione principale che ha messo in atto è quella di acquisire degli elementi di certezza giuridica per i programmi e per i beneficiari, perché il Covid ha creato una situazione di difficoltà di attuazione dei progetti e di rallentamento della spesa, ciò che può comportare problematiche rispetto alla conservazione dei fondi, perché è chiaro che se le iniziative non vengono attuate, le spese non vengono sostenute nei tempi previsti dei programmi, c'è un rischio di decurtazione dei fondi da parte della Commissione europea. Ma la Commissione in questa fase del Covid-19 ha adottato delle importanti misure di flessibilità e quindi è venuta incontro a programmi e beneficiari cercando di, come dire, semplificare le procedure anche accelerando la possibilità di spendere. Il coordinamento tecnico quindi si è fatto parte attiva da un lato per comprendere se tutte le disposizioni di flessibilità adottate dalla Commissione europea riguardavano anche la CTE,
quindi ha posto il quesito al Dipartimento, che ha posto il quesito alla Commissione europea, e quindi abbiamo avuto una risposta positiva in questo senso. L'altra linea sulla quale ci siamo mossi riguarda in particolare le autorità di gestione italiane, che si sono confrontate tra di loro soprattutto sul tema della forza maggiore, quindi per avere una posizione condivisa da portare allo Stato e, in seconda battuta, alla Commissione europea, per individuare la forza maggiore senza altra giustificazione come una motivazione sufficiente per giustificare eventuali ritardi di attuazione. Il tutto appunto a tutela delle risorse assegnate ai programmi e anche ai progetti, quindi a beneficiare del territorio.